la stessa energia che ci conferisce il Vangelo del giorno. Ecco perché ci colleghiamo come ogni domenica con il teologo biblista frate Alberto Maggi. Ciao, ben ritrovato. Buona domenica Francesca. Oggi un Vangelo veramente bellissimo. Sì, e la Chiesa celebra la solennità del corpo e sangue del Signore, cioè dell'Eucaristia. Cos'è quel dinamismo di amore ricevuto che si trasforma in amore comunicato e che consente a chi l'accoglie di trasformarsi, ed è questo il significato profondo, da essere vivente ad essere vivificanti. Infatti non basta essere vivi, viventi, ma per realizzare la propria esistenza occorre vivificare, comunicare vita a quanti ci circondano. L'Evangelista rappresenta il capitolo sesto, il lunghissimo drammatico discorso che Gesù ha fatto nella sinagoga di Cafarnao. Perché è drammatico? Perché deluderà il popolo che lo voleva far re, che deluderà perfino i discepoli, molti lo abbandoneranno perché loro pensavano di seguire Gesù per avere di più, quando Gesù li invita a dare di più, e allarmerà le autorità perché capiscono che con Gesù cambia il rapporto con Dio e per loro si mette male. Vediamo un solo versetto di questo lunghissimo discorso, ma significativo, il versetto 51, quando Gesù rivendica la piena condizione divina, dice io sono il nome divino, e dice il pane quello vivente, tutta la polemica con la manna dice non ha portato vita, quello che è disceso dal cielo, cioè che ha origine divina, e dice Gesù se qualcuno, è una proposta, mangia di questo pane vivrà per sempre, e il pane che io darò, ed è qui l'enormità di quello che l'Evangelista scrive, è la mia carne per la vita del mondo. Le parole pronunciate da Gesù sono l'equivalente di quelle dell'ultima cena che troviamo nel Nuovo Testamento. Gesù è il Dio che si fa pane, perché quanti lo accolgono siano capaci anch'essi di farsi pane, nutrimento di vita per gli altri, avere così la sua stessa condizione divina, che rende la vita eterna, cioè indistruttibile. La vita eterna non è un premio nel futuro per la buona condotta tenuta nella vita presente, ma una qualità di vita che si può già avere adesso e che rende la vita indistruttibile. Quindi Gesù si presenta come il vivente, capace di trasmettere la sua stessa divina, ma questo dono di Dio passa attraverso la carne di Gesù. Già nel prologo l'Evangelista aveva detto il Verbo si fece carne, ma l'Evangelista per carne ha adoperato un termine greco di facile comprensione, sarx, sarx da cui derivano parole come sarcofago, sarcasmo, sarcoma. E sarx indica quello che è debole, quello che è destinato alla corruzione, ma questo è incredibile. La vita di Dio, cioè lo Spirito, non si dà al di fuori della realtà umana, della sua fragilità. Dio stabilisce la comunione con l'uomo attraverso i mezzi umani. Quindi il Signore non ci chiede di essere dei superman, delle persone perfette, ma nella nostra debolezza, nella nostra fragilità, quando San Paolo reclama la sua debolezza, il Signore gli dice guarda, ti basta la mia grazia, la mia potenza si esprime nella debolezza. Ecco perché l'Evangelista usa questo verbo, questo vocabolo sars, che indica la fragilità della persona, ma anche che significa non ci può essere comunicazione dello spirito dove non ci sia anche il dono della carne. È attraverso la carne che il dono di Dio si fa concreto, diventa reale, diventa efficace e quindi incisivo. Non esistono doni divini che non si esprimono attraverso la carne. Allora l'uomo nella religione, l'uomo che pretende salire e diventare spirito per avvicinarsi al Signore, angelizzarsi, rischia di non incontrare mai un Dio che invece è sceso e si fa carne per incontrare l'uomo, un padre che mette tutto il suo interesse nell'avvicinarsi agli uomini e stabilire attraverso Gesù la comunione con loro. Allora, come per avere la vita occorre nutrirsi di alimenti che consentono la crescita dell'individuo, ugualmente la carne e il sangue di Gesù, il significato dell'Eucaristia, sono un vero autentico nutrimento che consente una vita di una qualità eterna, eterna, e si trasforma da viventi e a vivificanti. E insistendo sulle immagini del cibo e degli alimenti, Gesù fa comprendere che la nuova realtà da lui inaugurato, il rapporto con il Padre non si realizza più, ecco l'allargo dell'autorità, mediante l'osservanza di regole esterne all'uomo, alla legge, ma per una profonda assimilazione della vita divina che è presente in Gesù e che il Padre comunica a tutti i suoi figli. Allora nell'Eucaristia Gesù non si presenta come un modello esteriore da imitare, ma come una realtà interiore da assimilare. È questa intima comunione che trasforma il credente.
Bellissimo. E allora, se volete approfondire il pensiero di frate Alberto Maggi, leggete i suoi libri, tra cui Bernadette, la vera storia di una santa imperfetta. E non so se lo possiamo possiamo dirlo, quella novità collegata. Ok, dilla certamente tu. Ufficiale. Dilla tu. E dal 3 al 7 settembre sarò a Lourdes perché il regista Bruno Di Marcello, che ha realizzato il film dal libro Chi non muore si rivede, un eretico in corsia, vuole realizzare un docufilm su Bernadette, quindi sarò nei luoghi per raccontare la vita quotidiana di questa santa straordinaria. Meraviglioso, grazie mille frate Alberto Maggi, grazie. A domenica prossima. Radio Linea numero 1.